Tentativo direttamente in porta da parte di Patias. E viene fischiato in questo caso. Un altro elemento di grande valore per Montesilvano in questa partita. Intanto adesso è invece Borruto che riesce a guadagnarsi spazio. E viene fischiato un intervento probabilmente falloso. Adesso vediamo, perché c'è stata sicuramente una tenuta di maglia da parte di Vampeta su Borruto. Del 3-2, ma non riesce a trovare l'azione giusta. Allora c'è la controfuga, in questo caso molto rischiosa. È Patias che ha il pallone per decidere la partita, non riesce a trovare lo spazio, la porta è vuota e alla fine Pellegrini prende la palla in mano su passaggio indietro, e il sesto fallo è in diretta dal limite. Vediamo. Eh sì, passaggio, retropassaggio, non c'è dubbio. Fallo in diretta, sì. Posizione da 2 secondi alla fine, potrebbe essere fondamentale. Questa è l'ultima, assolutamente l'ultima occasione dell'incontro, 2 secondi alla fine. Alla fine, dopo il tentativo d'attacco della Luparense, è il Montesilvano che ha il match point. Ed è Junior che la può mettere dove vuole, è uno che la piazza dove vuole. Attenzione, perché lì pochi metri, attenzione anche se c'è Patias di là, appena davanti alla linea di porta, e Patias tenta il tiro e colpisce il palo. L'ultima azione a un secondo dalla fine si infrange sul palo, e così il Montesilvano vede svanire